quello che non sono riusciti a fare è fermare la voce di Maria. La sua semplice immagine è un appello alla libertà in quel territorio. È un appello a tutte le donne a essere libere, a non stare in silenzio. Spero che la storia di Maria possa spingere tante donne a ritornare a vivere, liberandosi dalla forza terribile che li trattiene, e a dire quello che sanno anche su mia sorella. Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, l'imprenditrice originaria di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, ha lanciato un appello a tutte le donne. Maria fu uccisa e fatta sparire dalla sua tenuta di Limbadi, Vibo Valentia, il 6 maggio 2016. In quella tragica mattina, Maria lasciò la sua abitazione in auto per raggiungere i suoi terreni. Quando giunse di fronte alla sua proprietà, scese dall'auto per aprire il cancello. A quel punto, secondo le ricostruzioni, fu aggredita e trascinata verso una fine terribile. Secondo le testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, Maria sarebbe stata uccisa e il suo corpo sarebbe stato abbandonato e dato in pasto ai maiali. I resti di Maria sarebbero stati addirittura distretti con una fresa o un trattore. Il motivo dietro questo atroce omicidio, come dichiara il fratello Vincenzo Chindamo, risiede nella decisione di Maria di cercare di ricominciare una nuova vita. Un anno prima della sua tragica morte, suo marito, Ferdinando Punturiero, si era suicidato, incapace di accettare la fine del loro matrimonio. In parallelo, Salvatore Ascone, affiliato al clan Mancuso, aveva mostrato un forte interesse per le proprietà terriere di Maria. Egli tentò di convincere Maria a cedergli i terreni a un prezzo estremamente basso. La direzione distrettuale antimafia di Catanzaro suggerisce che questi due elementi siano alla radice dell'omicidio dell'imprenditrice. Un importante sviluppo nelle indagini è avvenuto recentemente. Salvatore Ascone è stato arrestato con l'accusa di complicità in omicidio. Tuttavia, il suo effettivo coinvolgimento nella vicenda deve ancora essere determinato. La moglie di Ascone potrebbe essere la chiave per fare chiarezza in base all'appello di Vincenzo Chindamo a tutte le donne. Nel 2020, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Maria, furono riportate le dichiarazioni di Vincenzo Chindamo in un'intervista a Chi l'ha visto. In alcune conversazioni intercettate dalle autorità, la moglie di Ascone, dopo essere stata oggetto di violenza da parte di suo marito e commentando quanto era stato discusso durante il programma televisivo, disse a suo figlio «Che non mi faccia parlare, che non mi faccia parlare, che gli faccio prendere l'ergastolo». La donna, mentre continuava a condividere i suoi pensieri, fece notare che solo nel caso in cui avesse informato le autorità giudiziarie riguardo alla responsabilità del marito nella morte di Maria Chindamo, Salvatore Ascone avrebbe avuto un maggiore interesse a seguire il programma Chi l'ha visto. Nell'atto di rivelare i metodi brutali di suo marito, la donna comunicava ai due figli: «Questo ci ammazza, te lo dico io, che quando meno ce l'aspettiamo, questo ci mette alla fucilazione. Voi lo sottovalutate, non ha pietà per nessuno». Insomma, dalle sue parole emerge chiaramente che nutriva una profonda paura nei confronti del marito. Raccontò che in una serata, se fosse rimasta da sola, sarebbe potuta finire male per le botte ricevute. Inoltre, fece un riferimento esplicito al procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, attualmente procuratore capo di Napoli. Riferì ai figli di aver perso il numero di Gratteri, come a suggerire che sarebbe stata disposta a contattarlo. Ora, recentemente, la donna ha abbandonato la sua residenza. Non è ancora chiaro quale percorso intenda intraprendere. Certamente le sue dichiarazioni hanno già influito sulla vicenda legata alla sparizione di Maria, ma potrebbe anche rivelare ulteriori dettagli fondamentali. Cosa intendesse esattamente quando disse «se parlo gli faccio prendere l'ergastolo»? È a conoscenza di ulteriori dettagli? Sta prendendo in considerazione l'idea di collaborare con la giustizia? Non è ancora chiaro, ad esempio, chi fossero i complici del marito. La procura ha menzionato solamente una persona adulta e un giovane che all'epoca era minorenne. Nel caso in cui la moglie rispondesse all'appello di Vincenzo Chindamo rivolto a tutte le donne, potrebbe decidere di rivelare ulteriori informazioni, contribuendo così a sollevare il peso sulla sua coscienza.